cerco, spero che non ci sia nessuno qui nelle steppe dell'Asia centrale, perché oh! E Shibuya, ridammi la mia bici. Chupacabra, no, non me lo ricordo. Chupacabra. Marco Togni su Brawl Stars. Me l'avete chiesto in tantissimi. Questo è un gioco a cui io giocavo appena uscì. Ero anche abbastanza forte, ma ho avuto un grande problema con questo gioco. Dopo averci giocato un paio di mesi, ho dovuto assolutamente interrompere. E sapete perché? Perché mi era venuta la tendinite ai pollici. Lo so, è una cosa incredibile, non ci crederete. Penserete che vi sto prendendo in giro. A forza di fare così, mi venne tantissimo male ai pollici, non riuscivo neanche più a lavorare al computer e avevo dovuto interrompere l'utilizzo di Brawl Stars. Però, siccome me l'avete chiesto in tantissimi, torno su Brawl Stars, facciamoci qualche partita insieme. Mi raccomando, spolliciate questo video, supportate anche questa serie su Brawl Stars e io ogni tanto vi porterò qualche video anche su questo gioco e anche su altri giochi molto presto. In questi ultimi giorni ho fatto qualche partita così di riepilogo per cercare di ricordarmi un po'. Alcuni personaggi, come sapete, non è facilissimo ricordarseli perché tutte le varie caratteristiche non è che siano facili da ricordare, soprattutto dopo praticamente 2 anni a che non giocavo più a Brawl Stars. Però adesso andrò a fare qualche partita super spettacolare con voi, utilizzando vari personaggi e varie modalità. Come prima cosa vi faccio vedere alcuni dei miei brawler che ho. Vedete, questo ovviamente mi piace veramente un casinissimo perché è super spettacolare, ma guardate, non ne ho tantissimi in questo momento, ne ho 19 su 49. Colt veramente è forse quello che mi piace di più perché l'ho a livello 10 e il Bravo dovrà avere anche delle skin. No, una sola ne ho, in realtà pensavo di più. Forse che me ne piacciono altre ma costavano. Il Bombardino e... beh, Piper ovviamente è super, mi piace tantissimo. E anche Pam, guardate, mi piace tanto perché poi c'è quella cosa lì di recuperare l'energia. E andiamoci subito a fare una partitazza di sopravvivenza. Ho scelto ovviamente Colt perché è un po' quello che mi piace di più di tutti, soprattutto per questa modalità di sopravvivenza, perché quando spacca, veramente spacca questo personaggio. Bisogna fare un po' di attenzione. Quello lì mi sa che è meglio non andarci troppo vicino, se non ricordo male, perché ti spacca veramente le ossa praticamente. Infatti guardate, preferisco andare via e attendere un attimo che si tranquillizzi tutta la situation. Adesso siamo rimasti in 8. Cerco, spero che non ci sia nessuno qui nelle steppe dell'Asia centrale, perché c'è qualcuno lì in basso. Attenzione. Oh, paura. Qui spero che non ci sia nessuno. Oh, via. Ah, un altro. Anche lì sotto è Colt, vero? Sì, anche lui è Colt. Ah, no, mi fa sempre una paura quando vado in queste boschive. Dai, spaccagli. Chi è quello là fermo? Dov'è Colt? Bisogna andare via perché Colt là sopra c'ha... è tutto super... c'ha la potenza, non mi ricordo neanche come si chiama. Quello è ubriaco sicuramente. Raccolgo un po' di gemmine. Dai. Adesso quasi gliela sparo. La tengo un attimo. La tengo a vedere cosa succede. Siamo in 3. Dove saranno? Si schiantano tra di loro! Si schiantano tra di loro. Quando vedete che si stanno per schiattare tra di loro, andate subito lì nel finale perché è il momento giusto per riuscire a veramente a spaccare di brutto, perché praticamente quando loro sono lì che si sfogano tra insieme, tu arrivi dal che siete in 3, pacca, e la vittoria è tua sicuro sempre praticamente. E andiamo a farci subito un'altra partitazza con Colt, perché veramente alla grandissima. E chi è che spara là sopra? Chi è che spara? Via. Spaccagli tutto, Quello non è capace di giocare, si vede da come si muove, Si vede. Mi tengo sempre puntato, vedete? Tengo sempre puntato per avere subito la posizione giusta. No, sprecatissima. No, dai, via. Per 9 ne aveva. Avrei potuto ucciderlo barra ucciderla. Dai.
ci è mancato un filo proprio. Ci è mancato veramente un filo. Cosa faccio? Cosa faccio? Cassetta? Mi aspetto. Oh, come scontro finale? Già? E mo? Ciao. Spara, spara, spara. Ah! C'è poco, 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 c'è poco. E vabbè, è andata. Comunque è seconda posizione, dai. Niente male, facciamoci subito qualche altra partita. Ancora, dai. Che partite. Una prima, una seconda, adesso vediamo come va questa. Di nuovo faccio un'altra sopravvivenza perché mi piace tanto. Utilizzo ancora Colt. Dopo utilizzeremo anche altri personaggi nelle prossime partite. Facciamo anche altre modalità. Intanto queste qua, tanto di riscaldamento per partire così alla grandissima con Brawl Stars. Eh no però da sopra, eh no così, mi fa incazzare. Meno male che sono andato via perché veramente spacca lì, spacchetta un po' di cose. Qui la vedo un po' ardua, speriamo che da sopra non... Ma non è venuto giù, bravo, bravo, bravo. Arigato gozaimasu, veramente molto gentile. Eh no, il Dynamite, si chiama Dynamite, vero? Quello là, il vecchio. Ma guardate, 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 guardate. Ah! Per poco, però. Per poco, non so chi moriva. Eccoli lì, quando si schiattano tra di loro è meglio sempre andare nella mischia. E vediamo se riusciamo a fare fuori, anche qui è il bravo. Però sta recuperando un po' tanto, lui. Sta recuperando un po' tanto. E... No, 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 no. Via, 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 via. Dai, no, ce la facciamo. Questo qua glielo spacchiamo. Gli spacchiamo la faccia. Gli spacchiamo. Spaccagli. Si sposta, sto maledetto. Quel vecchio maledivami. Veramente, quel vecchio maledivami. Quello si sta preparando la gettata. No, no, via, 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 per carità. Ho già capito l'andazzo. Vuole farmi il salto e saltarmi in te. Eccolo lì, figurati. No, è però così. Spacchiamo tutto. No, 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 con le palline. No, dietro, dietro, dietro. No, no, le nuvole. No, 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 no. No, no, le palline. Merda. No, 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 via, 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 via. Mamma mia, ma che giocata ho fatto da pro, ma sono un pro. E qua siamo in tre, È il bravo su che, però non riesce a fare, no. Spacca tutto. Quello si è ingrifato, tristia. Brivi. Pro, ho detto, sono un pro, professionist. Adesso però cambio personaggio, metto il bombardino che è uno dei miei personaggi preferiti e vado a farmi una ferragemme spettacularis. Andiamo a metterci sto bombardains. Il bombardain. Attenzione, concentrazione, signor. Bisogna sempre stare un po' nascosti col bombardino perché se stai dietro le mura praticamente loro uno non ti vedono e quindi non sanno dove sei, cioè a meno che non stai lanciando come sto facendo io, però stando dietro le mura tutti quelli che ti colpiscono, vedi come glielo butto proprio nel culetse. Dai, venite qua che vi butto un po' di miei cocktail. Adesso appena vengo qua gli faccio la sbombata. Dai, qua c'è, non c'è nessuno, vero? Ha perso le gemme questo. Dai, col bombardains. Un bombardain. Oh boh, caffè Borghetti. Resurrezione per me. Che resurrezione. Dentro nel boschetto vado su, spero che non ci sia nessuno qui che mi aspetta, tutto in mezzo alla mischia. Ma come siamo messi a 0-0? Scusate, ma recuperiamo un pochino. Però, caspita, lui sta... ne ha prese? Quante ne ha prese lui? Sì, tutte lui se le ha pigliate. Non è tanto intelligence, però. Cioè, potevano anche venire i suoi amici qua ad aiutarci, ad aiutarlo. Squadra blu! Dai, ritirate. Io ne ho 4. Torniamo un attimo indietro, per carità. Mi sa che qui però ci va male, signori. O mi aiutate a liberarmi da... cioè, o mi venite a dare una mano, oppure è veramente da incazzarsi. Dai, squadra blu. Sì, anche il wifi. Ciao, Nini. C'è sempre questo problema, Stapp. Io ho il wifi migliore del mondo e ogni volta... Dai però, che ce la facciamo. Dai, recupera.
Dai, 5, 4. Dai. Bombardain. Ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Ce l'abbiamo fatta. Però non sono mai il migliore. Mai il migliore. Another round. Mi sono messo una Ferragem e mi sono messo Piper, che secondo me è veramente... Piper è uno dei personaggi che all'inizio non consideravo, ma con queste modalità, con il parchetto all'aperto praticamente, senza troppe muraglie, veramente spacchi. E perché appena colpisce Piper fa una marea di... Il problema è che è troppo lenta, vedete? Sto un attimo impanicato adesso, perché non so dove andare. Eccolo lì, vedete? Basta, veramente un colpetto. Oh, per... Sì, ma questo è mezzo centimetro, eh. Questo... No, qui l'ho sbagliata io, va. Dai, su col Piper, dai, Pipers. Tutto infuocato. Ecco, ma no, ancora per un mezzo millimetro. Dai, che lo becchi. Meglio fare un attimo di ritirata. Mi preparo anche la... Sapete che Piper praticamente vola col suo ombrellino? No, però così, eh. Ah, via, per peccare da... Peccarità del Signore benedetto. Peccarità del Signore benedetto. Dai su. Almeno una gemmina la piglio io. Eccolo, vedete che Piper da lontano. L'ho preso, vero? L'ho preso. L'ho preso. Ed eccolo un altro. Avete visto? Due. Sì, però vedete, se non mi fanno il migliore della partita, è il nino of the match. Cioè, mi arrabbio. Dietro. Vedete, ho perso veramente l'andazzo. Però siamo a 11, 3, 2, 1. E la Madens alla grande. Proprio oggi delle sviolinate incredibili. Vittoria. Guardate che carina Piper, che mi fa veramente ammaliare così. Mi piace tantissimo. Un'altra partitazza qua. Sempre con Piper. Su, dai, Piperina, biffeta. Oh, c'è il bro e c'è il bravo. Io è il bravo, veramente. Piper contro il bravo. Il bravo fa tanto il figo. Vorrebbe, secondo me, conquistare Piper. Ma Piper glielo sbatte veramente contro quella pancia incredibile di El Bravo, piena di addominali, che lui fa proprio gli esercizi. Mi sto preparando a saltare, perché secondo me da un momento all'altro mi serve. Eccolo lì. E lui fa 100.000 esercizi, sto El Bravo, per fare il come si chiama, il ciuca libre, come si chiama lo sport di El Bravo, che non è il wrestling, è quella roba messicana. No, è quella roba messicana, ciuca libre, no, Chupacabra, no, non me lo ricordo. Chupacabra El Bravo. Vedete che questo qua non ha capito che Piper... No, lì qua ho sbagliato un attimo, perché sull'iPhone i tastini sono un po' troppo vicini, a volte mi sbaglio. C'ho 3 gemmine, gli altri hanno 6. Il barman lì. El Bravo. Ma il bravo ha fatto il salto così, proprio a randoms. Dai, mi faceva incazzare a me questo qua, che all'inizio, le prime volte che lo vedevo, questo che canta blame. No, però barman, è meglio saltare, perché qua mi spaccano tutto, se no che c'ho un bel po' di gemmine, non vorrei mai perdermele. Come si chiama lo sport del bravo? Veramente non è il wrestling, è il wrestling messicano. Chupacabra libre. E shiwia, ridami la mia bici. Dai, dietro. Piffetta, il bravo. Grande, attenzione al ma ancora, Piper è veramente complicata da giocare. Questo c'è, quello lì ha perso il wifi, si capiva. Squadra blu contro la reverse. La vinciamo noi, sicuro. Ma tornate indietro, dove andate? Sono il primo io però che va, perché c'ho sto gusto che vorrei ancora spaccargli la testa e il bravo, perché veramente fa il figo il bravo. Ma veramente alla glanche. Oggi delle partite spettacolari, con tanti personaggi, tante modalità, avete visto? Io sono veramente un pro. No, non è vero, quelli che si iscrivono... Allora, quanto mi fanno incazzare quelli che si mettono il nome pro. Pro, ma pro di cosa? Ma cioè, se sei un pro te lo metti il nome, se no non te lo devi mettere. Io quando vedo uno che si mette il nome pro, io è il primo che veramente voglio veramente devastarlo, sia Brawl Stars, sia Clash Royale, sia che in altri giochi. Direi che per questo video è tutto, mi raccomando, spaccate il pulsante dei likes,
perché dovete aiutarmi a supportare questa serie, tutto il canale per favore, in modo tale da portarvi tantissimi video e divertirci insieme. Per questo video Brawl Stars è tutto, poi tornerò con Clash Royale, con il sushi, con le passeggiate mie, con tutto quello che volete, e al prossimo video dal Giappone. Ciao ciao! Video perfetto.